Noi adesso ci facciamo questo bel post di club insieme, mi ha mandato proprio Club, che insomma è il creator dietro One Piece World Guide, e parliamo del potere della risata, immagino anche un pochettino di Ruffy e di Nika, vista la pic, quindi insomma lo vediamo insieme, lo commentiamo, facciamo due chiacchiere su questa faccenda. Questo post è diverso dal solito, dove esprimo il mio amore incondizionato per One Piece perché al netto di difetti rimane un'opera monumentale, un manga in cui si festeggia un carnevale e dove parliamo tutti la stessa lingua, dove si celebra la risata. Quindi, avviamoci con il potere della risata di Nika. One Piece è secondo me una celebrazione ed esaltazione della letteratura carnevalesca, un topos letterario ben più antico del manga di Oda, molto più antico. Viene chiamato per l'appunto principio carnevalesco, il cui obiettivo è sovvertire e liberare i presupposti dello stile, dell'atmosfera o del potere dominante attraverso l'umorismo e il caos. Allora, per chi non lo sapesse, quella che possiamo definire come letteratura carnevalesca è proprio appunto, come ha detto Club, un topos letterario. Un topos letterario che in realtà viene codificato da un critico letterario, Bakhtin. Non so come si pronuncia perché è russo, quindi facciamo che passatemi per buona la pronuncia di Bakhtin, che è probabilmente, e comunque viene considerato, quindi insomma diciamo che è considerato tra le più grandi menti, tra i più grandi pensatori del XX secolo. Quindi insomma una persona che ha fatto grandi cose a livello di letteratura, oltre che di filosofia. Fatto sta che per quanto si è espresso in maniera un po' arzigogolata questo concetto del principio carnevalesco, di base, quello che fa è satira. Perché? Perché si prendono, no? I ruoli della società, le cariche importanti della società e si ribaltano completamente nelle narrazioni carnevalesche. Quindi, per l'appunto, si fa satira, si prende in giro, si deride l'autorità, ma lo si fa in maniera comunque fine, elegante, con il contesto scherzoso del carnevale. Di fatto, poi le opere carnevalesche nascono e vengono sviluppate in concomitanza con il periodo di carnevale. Quindi è molto raro che un autore continuino e prosegua nelle opere carnevalesche o che comunque vengano riprese nelle piazze, per dire, commentate, narrate, così, all'infuori del periodo di carnevale, quindi era un po' complicato che si andasse a teatro a, non so, agosto, facciamo, e si vedesse un'opera carnevalesca. Era poco consueto, anche perché stiamo parlando comunque di satira, quindi le autorità vengono prese in giro, vengono prese per i fondelli, ma accettano la cosa se è per quel periodo dell'anno specifico. Tutto ciò che è fuori è calunnia, aiuto, aiuto. E questo qua. E questa è la base del carnevalesco. Ha un'evoluzione, in realtà. Un'evoluzione che secondo me per certi versi, volenti o nolenti, Oda ha adottato. Perché se inizia, come vi dicevo, quindi pseudo-satira, quindi deve far divertire, deve dare al popolino quella sensazione di rivalsa sociale. Okay, deve dire adesso siamo noi i poveretti che prendiamo in giro voi, bastardi ricchi e abbienti. Quando un autore invece, ce ne sono, prosegue, quindi anche fuori il periodo di carnevale a portare opere di quel tipo, non è perché si parla di autori sovversivi, eccetera, eccetera, ma perché a quel punto l'autore vuole raccontare la cruda realtà. Cioè il fatto che purtroppo le cose non cambieranno mai e che quella finzione scenica è per l'appunto una finzione scenica. Si parla già di autori un po' più cinici, tipo Plauto, però comunque è una roba carina, quindi sono contento che già ci sia questo esordio di Club con la letteratura carnevalesca. Vabbè, andiamo avanti. Ah, vi dicevo, scusate, che secondo me Oda attinge più da questa evoluzione del filone. Per il semplice fatto che tanto Oda non fa veramente satira all'interno della sua opera, ma prende spesso in giro l'autorità facendole fallire e cadere
rendendole fallibili per l'appunto. Ed è più una visione realistica. A meno che sia il protagonista, l'autorità vince. Quindi, per dire, Crocodile fa il suo piano, no, di conquistare il regno di Sandy. Scusate, il regno della Alabasta nell'isola di Sandy. Arriva Luffy e lo frega. Doflamingo fa la stessa cosa, identica, stessa meccanica, va, no, a Dressrosa, vuole conquistarla. Siccome Luffy non è passato da quell'isola mentre la conquistava, allora l'ha conquistata. C'è questo utilizzo cinico degli elementi narrativi da parte di Oda, quindi secondo me c'è un po' più quel versante che l'original, però fico, fico, fico. Secondo il critico letterario russo, a questo punto Bakhtin, esistono delle categorie sul senso carnevalesco del mondo, principi che personalmente trovo equiparabili al mondo ritratto da Oda. Interazione familiare e libera tra le persone. Il carnevale riunisce le persone più improbabili, quelle normalmente separate da barriere sociopolitiche, gerarchiche e fisiche impenetrabili. Questo è vero, pensate al carnevale di Venezia, storicamente la qualunque era lì e dal poveretto al più abbiente, come vi dicevo, sono tutti sullo stesso piano durante il carnevale. È un periodo dell'anno molto specifico, molto particolare, in cui tutti vengono visti allo stesso modo, tutti sono paritari. È molto carino. La sospensione della distanza tra le persone incoraggia la libera interazione e la libera espressione individuale. La sospensione della distanza tra le persone incoraggia ok, quindi annullare, no, la distanza sociale, gerarchica tra gli individui nel mondo di One Piece va a incoraggiare quella che è la capacità di spersonalizzarsi un pochettino in certi contesti. Pensate a Sabo, che rifiuta, rigetta, no, l'essere un nobile. Pensate invece ad altri personaggi analoghi. Questo è un po' il concetto. Quindi essere se stessi. Perché se non sei legato dal costrutto sociale, puoi esprimere la tua vera natura, senza il filtro, senza la maschera pirandelliana, no? Del contesto in cui sei cresciuto, del chi sei a livello sociale. Carina come cosa. In One Piece ci troviamo proprio in quel mondo separato da barriere inviolabili. Il caso manifesto è la condizione di prigionia degli uomini pesce visti come inferiori. Oppure la clausura dei draghi celesti che, ritenendosi superiori a tutti gli altri abitanti del pianeta, vivono sulla cima più alta del mondo. Ma nel carnevale le rigide regole del rispetto delle nozioni ufficiali di sacro, i draghi celesti sono divinità e fanno ciò che vogliono, vengono spogliate del loro potere in un atto di assoluta profanazione. Luffy che sferra un pugno ad un drago celeste. Il messaggio di Oda è semplice: rendere possibile il senso carnevalesco del mondo che si oppone a quella serietà ufficiale, unilaterale e cupa, dogmatica e ostile all'evoluzione e al cambiamento, che cerca di assolutizzare una data condizione di esistenza o un dato ordine sociale. Ecco qua, quando direte nei commenti dei prossimi video che io parlo difficile, vi linko questo. Che è club, è comprensibile, però. Hai scelto dei termini no, non così comuni nel linguaggio parlato. Il messaggio è quindi semplice, sì. Gioca, come vi dicevo, appunto su questo concetto. Con alcuni ambiti cinici e con il protagonista che rompe invece quel cinismo di base. I simboli carnevaleschi includono sempre il loro opposto dentro di sé. La nascita è irta di morte e la morte di nuova nascita. L'incoronazione implica il decoronamento. Si dice decoronamento? E il decoronamento implica un nuovo incoronamento. È quindi lo stesso processo di cambiamento che viene celebrato, non quello che viene cambiato. Esatto, è la ciclicità delle azioni. Sì. Lo spirito della letteratura carnevalesca nasce da una cultura della risata. In One Piece la risata è un potere assoluto. Una pietra miliare di questo filone, in altri termini, un capolavoro del genere, è rappresentato da Gargantua e Pantagruel di François Rabelais. Nella vicenda, Pantagruel, proprio come. Pantagruel, sì. Forse la Duel, vabbè, che sti cazzi. Dovrebbe essere Pantagruel. Proprio come Luffy gode liberamente delle gioie dell'esistenza e manifesta la propria vitalità sfrenata attraverso il riso. D'altronde, così recita il prologo: meglio è di risa che di pianti scrivere. Che leader soprattutto è cosa umana. Ruffy, come Pantagruel, è un uomo libero,
dedito a pasti abbondanti ad allegre compagnie. Tipica l'espressione un banchetto pantagruelico. Loro sono naturalmente buoni, così come recita la regola nell'abbazia di Telem. Questo già non so di cosa si parli. Fa quello che vuoi, che riassume la fiduciosa utopistica aspirazione umanistica alla libertà, una libertà che Luffy e Pantagruel incarnano pienamente. Forse Pantagruel è la traduzione in italiano? Potrebbe essere. Sì, potrebbe che Pantagruel fosse nel testo originale di Rabelais. Sì, potrebbe essere. Non lo so. Sono molto ignorante in letteratura. Telaima è una parola greca che significa volontà o intenzione. Per chi segue One Piece, questa parola non può essere un termine estraneo. La volontà in One Piece è centrale. La vita dei pirati non è spesa in leggi, statuti o regole, ma secondo il proprio piacere e la propria libertà. La libera volontà, non so più leggere. Tra tutti, Ruffy è il seguace più grande di questa filosofia di vita che usa la risata come un mezzo per esaltare i propri principi, così come la creatività e l'allegria di Ruffy e Pantagruel e dei loro compagni di viaggio sono la rappresentazione comica dell'ottimismo umanistico sulla bontà della natura umana, rivalutata in tutti i suoi aspetti. E io direi anche a questo punto che tutto questo discorso, magari torniamo alla prima schermata. Io direi che tutto questo discorso si ricollega tantissimissimo con anche ciò che aveva detto per certi versi Mihawk a Marineford, il potere più grande è quello di farsi alleati. Ed è proprio attraverso il carisma e la risata che Luffy riesce, no, a farsi alleati tutti. Di solito quando ride, quando sorride anche nelle situazioni peggiori, la gente viene trasportata da questa sua risata, sia i buoni che i cattivi. In realtà non c'è una distinzione tra queste cose. Però è sempre vero che tendenzialmente chi, per esempio, aveva conosciuto Roger, vede Luffy e ci riconosce dentro Roger quando lo vede spensierato, felice, sorridente, quella risata, no, contagiosa che trascina. Probabilmente questo è poi in soldoni all'interno dell'opera il potere della risata di Nika. L'essere in grado di trasportare tutti quanti, l'essere così carismatici che chiunque ti seguirebbe in capo al mondo. Indipendentemente poi dalla tua ideologia, insomma, quello che stai cercando di portare avanti come sogno o aspirazione personale, ma è quel potere, no, che coinvolge tutti, che, come ci aveva detto Mihawk, è il potere più pericoloso del mondo di One Piece. Quindi, sì, bel post club comunque, veramente, veramente figo.